L'agricoltura è un settore da molti considerato chiuso, conservatore, anche un po' arretrato dal punto di vista sociale, economico e culturale. Questo è un luogo comune ed è una visione legata essenzialmente al passato. C'è un bellissimo libro del professor Barberis che si intitola La rivincita delle campagne, che già nel 2009 sosteneva la tesi di come il mondo rurale agricolo avesse ridotto il gap con quello urbano. È infatti in atto nel nostro paese un processo di rinnovamento dell'agricoltura. I capi azienda sono sempre più giovani e qualificati. Negli ultimi 20 anni la percentuale di capi azienda laureati è aumentato del 25%. Sotto la spinta di questo ricambio generazionale, l'agricoltura si sta trasformando. Il ruolo delle aziende agricole non è più quello solamente di produrre alimenti per il consumo umano o animale, ma è anche un ruolo di offerta di servizi, puntando sempre di più sulla qualità. Alcuni numeri. Gli agriturismi autorizzati in Italia attualmente sono 23.000 e questo numero cresce di anno in anno. Sono 24.000 le aziende che producono energia rinnovabile e anche questo è un valore in crescita. Sono 80.000 le aziende che producono prodotti DOP e IGP e 72.000 gli operatori del settore biologico. Sono numeri quindi importanti. Molti di questi prodotti di qualità si possono trovare nei mercati a chilometro zero che si stanno diffondendo nel nostro paese. Anche se il fatturato attualmente è di circa 300 milioni di euro, quindi molto limitato rispetto al fatturato complessivo agricolo, comunque è un settore in crescita. Infine l'innovazione tecnologica. L'ultima rilevazione Istat 2016 sulle aziende agricole attesta come un'azienda su tre faccia ricorso ad apparecchiature informatiche o alla rete internet per la gestione delle proprie attività aziendali. Anche per questo motivo l'Istat per il prossimo censimento dell'agricoltura del 2020 ha intenzione di eliminare completamente i questionari cartacei e utilizzare esclusivamente questionari elettronici.